io credo appunto di aver raccontato una condizione abbastanza normale delle famiglie di emigranti, questi emigranti stagionali. E quindi questo padre, che ha anche delle debolezze, come è molto presente anche in montagna, insomma, da dove vengo, per esempio, il suo rapporto con l'alcol, che è una cosa molto, molto delicata, perché c'è questo abuso diffuso, c'era, anzi, anche molto di più di adesso. Tutti bevevano tanto, e qualcuno si rendeva conto che poteva essere un problema, ma il problema era quando uno era proprio alcolizzato, cioè uno che non riusciva più a fare giornata, uno che alla mattina non lavorava. Però se uno aveva una condizione di assunzione di alcol abbastanza normale, diciamo così, cioè beveva dalla sera finché andava a dormire, poi la mattina faceva i fatti suoi, lavorava, eccetera, ma insomma non era un caso da SERT, no? Non era un caso da medico. Ogni famiglia gestiva questa cosa, ogni donna, ogni moglie gestiva questa cosa, proprio con il senso della responsabilità e anche il senso anche della vergogna, perché poi c'era tutto un apparato, no? Quindi il padre di Tonin ha queste debolezze, ha anche delle idee, per esempio, che forse ha sentito nei suoi viaggi per lavoro, insomma, lui parla per esempio di comunismo e libertà, in un luogo molto cattolico, in un luogo senza essere bacchettone, ma un luogo in cui la cultura cattolica è dominante, e quindi lui è anche marginale in questo, no? Dice il vecchio, gli dice: tuo papà è bravo, ma ha una testa, no, dura, no? Non capisce, no? E quindi è questa figura anche un po' alternativa a cui Tonin è molto legato, anche se non c'è uno scambio, anche se noi forse dall'esterno lo vediamo un po' un padre un po' fallito, no? Però c'è anche tanto affetto, c'è anche tanto amore, e soprattutto la lontananza. La lontananza avvicina, fa sentire la mancanza anche delle persone meno nobili, no? E quindi queste lettere che arrivano, questi piccoli oggetti, questa promessa di avere un orologio, è per Tonin veramente una dimostrazione di grande amore. Io non sono uno di quelli che ama i vecchi tempi, che gode solo a pensare agli anni 50, agli anni 60. Sì, mi piacciono anche le fotografie in bianco e nero, però io non vivo là, io vivo qua. Ho dei figli, una figlia, e penso anche a loro, insomma, penso anche che raccontare una storia degli anni 50 possa servire anche a qualcuno che oggi ha 13 anni, oggi. E quindi c'è questo muoversi, no? La nostalgia, diciamo, non c'è nel libro, e mi dicono che c'è, anche là sono quelle cose che sfuggono di mano a uno che scrive una storia. Però non è la mia preoccupazione principale. La mia preoccupazione principale è raccontare un mondo. E questa cosa che Fulvio ha sottolineato accade in un momento in cui questo ragazzino, un bravo ragazzino, onestamente mi tocca dire, è bravo, un lavoratore proprio, sarebbe poi diventato quei muratori, quegli impresari, quei lavoratori che hanno proprio trasformato l'Italia da paese devastato dalla guerra ai famosi 7 paesi industrializzati, quel che era, no? Arriva la mamma e gli dice: cos'hai? Il gelo, no? Lui capisce subito che non può dire: me l'ha dato questo o quell'altro, perché è talmente piccolo il mondo dove vive, in queste poche case, che in un attimo si capisce se racconta una bugia o no, quindi sta in silenzio. Il silenzio è anche una cosa che accade, c'è molto silenzio in questa storia, insomma, non si parla tanto, quindi non risponde. E la mamma a un certo momento gli dice: l'hai preso senza pagarlo? Lui tace, l'assenso, l'ammissione della colpa, gli dà una rata di legnate, proprio lo giustizia praticamente. L'altro ragazzino scappa e lo picchia, proprio anche con la fatica, con la malattia, con la paura. E cosa gli dice poi alla fine? Per insegnargli ancora una volta qualcosa che gli sia utile nella vita. Dice: se noi fossimo ricchi potremmo rubare, ma noi siamo poveri. Per lavorare abbiamo bisogno di entrare nelle case delle persone. Abbiamo bisogno che ci sia prima di noi stessi la fiducia in noi. Quando tu vai in paese, quando tu vai ad aiutare, quando entri in queste case che non sono chiuse a doppia mandata, se sanno che sei uno che ruba, tu non hai futuro. E quindi, come giustamente diceva Fulvio,
Solo i ricchi rubano.